Buongiorno compagni di viaggio, siamo di nuovo in cammino, inizia il quinto giorno se non sbaglio, sto lasciando Puente la Reina. Questa notte alle 2 di notte qualcuno ha cominciato a sparare dei botti fortissimi, non capisco se c'era qualche cacciatore nei boschi, non ho capito, sta di fatto che ha svegliato tutto l'ostello, però vabbè, poco male. Allora, oggi sarà dura, non tanto per i chilometri perché sono pochi, ma perché mi sono svegliato con un forte male ad un polpaccio, il polpaccio destro. È un dolorino che mi porto avanti da un paio di giorni e oggi, stamattina, è abbastanza forte, quindi andrò molto tranquillo, tanto appunto i chilometri sono pochi, non mi corre dietro nessuno, poi stasera proverò a curarmi meglio. Napolitana con crema per iniziare la giornata. Buongiorno. Una bella salita alle 8 di mattina e passa la paura. Lì dietro tra l'altro passa l'autostrada Bilbao Pamplona. Non chiedetemi spiegazioni. Non mi stufano mai questi paesaggi. Dopo 6 km di nulla si incontra il primo paesino di oggi. Spettacolo. Sembra un po' la Sicilia. Sembrava così vicino a sto paese, non arriva mai. Zirauchi. Salite illegali. Pare che questa sia una strada romana, quindi pensate quante persone sono passate da qui, quanti pellegrini. Questa è un'area di ristoro. Manca poco. Sette chilometri all'arrivo ad Esteia, la gamba fa un po' male ma mi permette di camminare tranquillamente, il mio cappello da Sanpei funziona alla grande, lo tengo così perché per tutto il giorno il sole ce l'ho sempre alle spalle, o quasi sempre alle spalle, per cui così mi copre anche un po' il collo da struzzo. Adesso stiamo camminando di fianco a questa strada dopo aver attraversato un paesino. Il panorama è un po' monotono, ma è sempre molto bello in questa zona qua. Campi di grano, di cereali, alberi da frutta e fiatone.
altro ponticello romano. Yeah. Laggiù c'è Steia. Ah, bello. Arrivato ad Esteia, chiesa romanica meravigliosa. Mi scusi, non trovo un alberghe. Allora ragazzi, eccomi qua dal giardino dell'alberghe Capuccios di Esteia. Volevo rispondere velocemente a una domanda che mi avete fatto un po' di persone, sia su YouTube che su Instagram. Ovvero, c'è gente quest'anno sul cammino? Partiamo dal presupposto che io non posso fare un confronto con altri anni, perché ovviamente è la prima volta che lo faccio. Quello che posso dirvi è che sì, gente ce n'è, non c'è il pienone, questo sicuramente. Sicuramente c'è meno gente di anni, tra virgolette, normali, però persone ce ne sono. Si trova posto negli alberghi? Io finora ho sempre trovato posto, anche senza prenotare. Oggi è il primo giorno in cui ho faticato, nonostante sia arrivato presto, perché l'albergo municipale era chiuso, l'albergo donativo era chiuso, altri due erano tutti prenotati, quindi stavo già andando al paese dopo. Per fortuna ho trovato questo, che comunque costa 16 euro, che non è poco, perché ieri ne ho pagati 7 ed avevo le stesse cose: un letto, una doccia, un giardino, il posto per lavare i panni. Per cui io vi dirò, a me sta piacendo lo stesso, anche se non c'è tanta gente, perché io non ricerco il villaggio turistico, sto ricercando un'esperienza e questa esperienza mi sta piacendo molto. Poi dipende da quello che cercate voi. Ne vale la pena? Per me sì, per voi non lo so. Dovrete capirlo e scegliere voi il momento giusto per fare il cammino di Santiago. Spero di essere stato esaustivo, adesso vado a mangiare. E non ti intendi. Allora, tagli un po' i piedi, le gambe, se ne ho bisogno. Ringrazio Enrique che mi sta tenendo il cellulare, mi sta filmando. È abbastanza fredda. Wow! Ci voleva. Guardate che belle queste rocce. Ciao Cristina! Hola, chiedi una cerveza? Carimocio! Vale! Il colore è un po' verde, ma per i piedi è perfetto dopo una camminata di ore e ore. C'è una certa qualità nei murales. Bene, dopo un breve aperitivo con i miei compañeros spagnoli, mi sono comprato la cena. Adesso sto tornando in camera anche perché fa molto freddo, c'è vento. Comunque la città Esteia è particolarmente interessante, piena di chiese e di storia, per cui se venite fermatevi e gustatevela. Adesso vi saluto, spero vi sia piaciuto anche questo video, noi ci vediamo domani. Un saluto dal cammino. Ciao!